Il Sentiero della Grata è un percorso che si sviluppa nel territorio di Coassolo, in Valle Tesso, fino al paese di Monastero. Anticamente era parte del cammino che consentiva agli abitanti del luogo il rifornimento di farina. L'itinerario parte dalla chiesa parrocchiale di Coassolo e conduce alla cappella di San Sebastiano, nella frazione Monastero Sotto. Il tempo di percorrenza è di circa 40 minuti. Il dislivello è di 90 metri in salita e 105 metri in discesa. Il percorso turistico è ideale per una passeggiata con tutta la famiglia. Il periodo consigliato è da aprile ad ottobre. L'equipaggiamento necessario è quello di un'escursione leggera. Il punto di partenza ideale per percorrere il Sentiero della Grata è il piazzale della chiesa parrocchiale di Coassolo. Il Sentiero della Grata è una passeggiata facile e ideale per le famiglie. Il percorso si sviluppa in un ambiente suggestivo e rilassante. Tra mulini, abitazioni tipiche ed edifici religiosi. Tra questi, anche la Cappella della Grata, da cui il sentiero prende il nome, e la chiesetta di San Sebastiano, punto di arrivo. La parrocchia di Coassolo, dedicata a San Nicola di Bari, santo protettore del paese, risale almeno alla metà del XVI secolo, ma ha subito innumerevoli interventi, soprattutto in epoca barocca. La facciata fu progettata da Carlo Maria Castelli tra il 1745 e il 1749 e realizzata da Carlo Antonio Ramanzini. Per raggiungere il sentiero è necessario percorrere la provinciale, seguendo le indicazioni che conducono alla frazione Grata. Dopo aver percorso un breve tratto, si raggiunge la Cappella della Grata, caratteristica per la sua forma circolare. Si racconta che prima della costruzione della cappella, che risale al 1500, sulla stessa rupe vi fosse una piccola edicola con l'immagine della Vergine, davanti alla quale ardeva perennemente un lumino. Proseguendo in discesa, il sentiero passa attraverso un nucleo di case, alcune delle quali presentano ancora i tratti architettonici tipici delle loro origini. Il sentiero continua nel bosco, sovrapponendosi, in parte, al percorso delle erbe, riconoscibile dalle bacheche descrittive delle piante locali. Si procede quindi costeggiando il Tesso verso monte, per poi attraversarlo su un ponte di legno. Il territorio di Coassolo è ricco di fiumi e torrenti, e quindi di storia locale, che il Sentiero della Grata ripercorre.
La Valle Teschio ha caratteristiche prevalentemente prealpine, quindi è abbastanza ricca d'acqua, un tempo era molto antropizzata. Un paio di secoli fa praticamente la popolazione di Quassolo era praticamente pari a quella di Lanzo e c'era una necessità quindi di approvvigionare d'acqua tutti i molini esistenti in modo tale che potessero funzionare. Per cui si è pensato di recuperare e collegare i percorsi che venivano fatti per raggiungere i vari mulini posti sui corsi d'acqua, quindi sul Teschio e i vari affluenti più piccoli. I diversi mulini, un tempo attivi, hanno avuto destini diversi. Alcuni sono diroccati e se ne vedono i resti lungo il sentiero. Altri sono stati rimessi in funzione, con grande passione, dai loro attuali proprietari. È stato praticamente fondato da mio bisnonno nel 1850-1860 e dopo è stato proseguito da mio nonno, da mio padre, fino agli anni 70. Fino agli anni 70 praticamente ho macinato il grano, fatto la farina, poi è stato montato un forno, prima a legna, poi a nafta. Ci portavano i grani in sacchi che mi ricordo che mi diceva mio padre da 117 kg. Li portavano così e li portavano praticamente qua sopra in un locale dove veniva praticamente aperto, immesso in queste tramogge dove il grano veniva lavorato e pulito e macinato. La costruzione originaria è del 1300 una piccola parte e del 1700 la parte finale, quella che vediamo oggi. In questo mulino si macinava il mais, si macinava il grano e si macinavano le castagne. Dopo aver costeggiato il mulino ad Barot, il sentiero si inerpica nel bosco. E in breve si arriva a Monastero di Sotto e alla meta, la cappella di San Sebastiano. Il piazzale antistante la cappella è il luogo ideale per il meritato riposo di tutti i partecipanti. Questo sentiero, come molti altri nelle valli di Lanzo, deve la sua riscoperta e manutenzione all'impegno dei volontari del CAI. Abbiamo in questi 15 anni recuperato più di 1000 km di sentiero, rilevati con tracce GPS e tanti di questi sentieri sono entrati a far parte del catasto regionale del Piemonte.